È il Pisa del fattore F, quello di Dino Pagliari. Oggi l'Arena e i Nerazzurri si sono conquistati una vittoria frutto della sofferenza, della freddezza, della forza di volontà di una squadra che ha saputo soffrire e sì anche avere un po' di fortuna in quella che è stata una gara nella quale gli ospiti non hanno demeritato e per il risultato può andare anche stretto. Ferrea disciplina e fame di vittoria, di salvezza, sono queste le parole del fattore F, suggellate dai due marcatori di giornata, Fanucchi e Favasuli, con un gol all'inizio e uno alla fine, sigillo di una prova tutta cuore e che proietta il Pisa verso una salvezza sempre più vicina, con circa dunque 3 punti di vantaggio dalla zona calda, quella play-out, e con 2 punti di ritardo dalla Lucchese, che domani dovrà giocare il posticipo. 5.000 presenti circa in quella che è subito una gara dove il Pisa parte da grandissima, subito vediamo i nerazzurri all'attacco, è Calori che con un cross trova la testa di Fanucchi e con la complicità di Moi i nerazzurri passano dopo neanche 2 minuti di gioco, succede pochissimo nei minuti successivi, qualche piccolo sussulto di marca siracusana, poi al 23esimo Obodo lancia Carparelli nello spazio, il capitano così si libera di 2 avversari e va al tiro calciando fuori. 1 minuto dopo azione concitata per gli ospiti, dopo un vero e proprio momento di apprensione nell'area pisana dopo un cross che attraversa tutta l'area di rigore, il Pisa cerca di spazzare via con Ilari, la palla però alla fine arriva verso Spinelli che calcia verso l'incrocio dei pali e bravo Pugliesi a deviare in angolo. Dall'angolo successivo Mancino si rende pericoloso indirizzando verso la porta, al 36esimo percussione di Rari in area di rigore, il suo tiro viene fermato da Baiocco, al 40esimo ancora Spinelli dopo un disimpegno errato di Anselmi calcia da fuori aria tra le braccia di Pugliesi debolmente, al 41esimo grande palla di Lari per Fanucchi che è pescato in area, fa fuori 2 avversari e poi calcia ma la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Al 43esimo Obodo ribatte un corner di Mancino, sulla ribattuta arriva il gol del Siracusa ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Moi che disturbava Pugliesi al momento del tiro. Finisce così il primo tempo, il secondo tempo più blando del primo, a formazione di Calparelli al 16esimo che fa tutto bene in area poi spara addosso a Baiocco. Al 27esimo il Siracusa si fa vedere con un tiro velleitario di Moi alto sopra la traversa. Al 32esimo una punizione calciata da Mancosu, non impegna più di tanto Pugliesi che rassicura i compagni del reparto arretrato con una parata molto sicura di sé. Al 35esimo l'appena entrato Abate si divora solo davanti al portiere a rete del possibile pareggio calciando debolmente a lato, dura la legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, il Pisa conclude in bellezza con Favasuli che suona il requiem per gli ospiti, una percussione sulla fascia sinistra, la tretta di Cristo c'entra in area di rigore, si beve 2 avversari e poi scarta anche il portiere segnando la rete più bella dell'anno. Cala il sipario, il Pisa vince 2-0, triplice fischio del signor Manganiello di Pinerolo.